Bimbe, siamo arrivati prima della mamma. Facciamo una sorpresa. Assolutamente, guarda la ragazza è lì. Adesso ci fa salire. Andiamo, andiamo in camera prima che arriva la mamma. Andiamo, andiamo, andiamo. Sali, sali, andiamo, andiamo, andiamo. Se arriva la mamma è fatta. Allora, abbiamo detto qui in reception che la mamma non deve sapere assolutamente niente, però devono dare appunto la chiave. Che se no, scusa, che sorpresa è? Noi ci faremo trovare dentro la camera e faremo una sorpresa. Eccola, eccola, siamo arrivati nella camera. Ragazzi, non so da quanto tempo sto camminando, ma forse sono arrivata, anche perché qua c'è scritto arrivo e ora vi svelo dove sono finalmente in vacanza. Ma ciao a tutti ragazzi, io sono mamma Claudia. Per chi ancora non mi conoscesse, benvenuti nel canale dei Cavalieri Family. Sì, la famiglia più pazza del web. Ragazzi, oggi la famiglia è dimezzata, sì! Non vedevo l'ora di farmi questa vacanza da sola, perché comunque la gravidanza è pesante, sono stanca, avevo bisogno di un tempo per me, per rilassarmi, e ho trovato il posto giusto, sì! Senza figli, senza marito, ci pensate, senza papà Salvo, è bellissimo, solo io e Andrea, ma... prima di farvi scoprire e vedere in quale posto spettacolare sono in vacanza, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella. Mi raccomando, su quella campanella ci dovete proprio schiacciare sopra, perché è grazie a quella campanella che vedrete tutti i prossimi video della mia vacanza da sola con Andrea. Sì, 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 ci sarà da divertirsi. Ragazzi, se secondo voi ho fatto bene a prendermi una piccola vacanza da sola insieme ad Andrea, mettete giù immediatamente un cuore azzurro, ma proprio subito, scrivetelo giù nei commenti, mi raccomando. Sono arrivata, è ufficiale, guardate, un sacco di bici qua, sono tutte bici. Sì ragazzi, posso anche andarmi a fare un bel giro in bici, un po' di trekking, un po' di... ma no, me ne sarò qui da sola a rilassarmi. Devo andare perché mi stanno aspettando. Devo vedere la camera, ragazzi, io e Andrea. Ah, oh, che bello, guardate che ingresso. Ragazzi, guardate, sto entrando, sono emozionata. Ragazzi, guardate che ingresso, sono emozionatissima. Dovete sapere che per me è la mia prima vacanza da sola, da mamma. Non ci posso credere, è veramente stupendo. Wow! Venite, venite a vedere che bello. Devo andare a vedere che cosa c'è qua. Mamma mia, non oso immaginare il resto, ragazzi. Wow, divanetti, tavolini, un camino, guardate. No, ma è stupendo. E poi che cosa c'è qua dietro? Wow, questa è un'area lounge per rilassarsi. Ma, e quello che cos'è? Ma è stupendo, guardate. Ci sono un sacco di giochi. Ma è fantastico. Questo è un tavolo con un sacco di applicazioni e giochi digitali, quindi io la sera posso venire qua, mi rilasso, mi bevo qualcosa e nel frattempo mi metto anche qui a giocare, guardate che bello! No vabbè, Aurora e Noemi sarebbero impazzite, ma bellissimo! Ma stavolta ci sono io. No, scusate, questo è il mio momento, è la mia vacanza. Poi la prossima volta, quando torneremo, godranno anche loro di tutte queste cose splendide che ci sono all'interno di questo hotel. Ma mi sa che mi stanno aspettando alla reception perché devo prendere la camera. Mi avevano dato un orario, ragazzi, non voglio sforare perché voglio immediatamente immergermi nelle piscine da sola. A voi è mai capitato di andare in vacanza da soli senza i vostri genitori? Se sì, scrivetelo giù nei commenti e fatemelo sapere se siete già stati in vacanza da soli e dove siete stati. Mi stanno aspettando alla reception e vado a prendere le chiavi subito. Ecco, ecco, seguiamola, seguiamola. Ciao a tutti ragazzi, io sono papà Salvo. Là c'è Aurora e Noemi. Stiamo per fare una sorpresa alla mamma, ma lei non sa niente. Siamo allo Strobloff, ragazzi, e siamo in Trentino Alto Adige. Secondo voi, ragazzi, la mamma sarà felice di vederci oppure no?
Scrivete giù nei commenti, sì o no. Ecco, siamo arrivati nella stanza. Papi, dobbiamo prendere un altro ascensore. Ma come un altro ascensore? Ma quanti ascensori ci sono qua? Siamo persi, è un labirinto. Ragazzi, se venite in questa struttura, mi raccomando, date le manine ai vostri genitori, perché qua vi perdete. Siamo arrivati, è arrivato Auri? Numero 3. Schiacciato. Ragazzi, giù nei commenti non scrivete niente di questa sorpresa alla mamma, se no capisce tutto, capirà tutto ed è finita. Oh, ecco, questa è la reception. Ah, lei. Cavaliere Family? Sì, sono io, è mia la chiave, sì. Thank you so much. Ma guardate, ma è bellissima. Cioè, è vestita proprio in modo tradizionale, come usano fare qui da ormai 100 anni. Ragazzi, sono nel posto giusto al momento giusto, devo andare in camera, non vedo l'ora. Grazie, thank you so much, danke. You're welcome. Ok, thank you, bye. Papi, le chiavi. Vieni, dai, forza, apri. È tutto elettronico, ragazzi. Ragazzi, ma è bellissimo qui! Auri, ma questo è il vostro letto? Sì, ci dobbiamo nascondere! La mamma sta arrivando! No, vabbè, guardate, ci sono due palloncini! Prendeteli! No, vabbè! Guarda che bello! Ma è stupendo! Guarda, ci dobbiamo nascondere! Dove vi nascondete? Dove ti nascondi tu? No, lì no! Rovini tutto! Rovini tutto! Levati da lì! Qualche armadio! Vieni, dentro l'armadio, Amy, vieni qua! No, lì no. Dentro l'armadio. Io lo so, aspetta. Qua. Vieni, brava, mettiti qui. Bravissima. Ma no, ma lì ti vede. Mettiti qua. Qui, che almeno c'è l'anda, almeno ti chiudo. Dentro. Ok, ti sto chiudendo, Amy. Ciao, Amy. Ciao. Ok. Amy, Auri, tu, dentro la vasca? Sì, un attimo, Amy. Vai. Secondo voi, dove mi devo nascondere io? Sono gigante, forse dietro la porta. Sì, avete ragione. Guardate che bagno, bellissimo. Sì, è troppo bello. Mi vado a nascondere di là, ok? Ragazzi, sta per arrivare la mamma, però dobbiamo togliere tutti gli elementi di disturbo. Queste scarpe buzzose di Aurora le mettiamo qui nell'armadio. Ecco, io mi vado a nascondere... Sì, proprio qui, dietro la porta. E per forza, ragazzi, sennò... Ecco, proprio qui. Ok, ragazzi, il piano è questo. No, ma sono felicissima, veramente. Io sognavo questa vacanza da un sacco di tempo. Ora io mi godrò questa fantastica suite. Una stanza fantastica, gigantesca. È una suite familiare. Vabbè, oggi la famiglia manca, ma fa niente. Cambierò letto, andrò in una stanza, poi in un'altra stanza. Poi mi metto il costume, l'accappatoio e via da sola giù a fare la spazio. Ah, no, non vedo l'ora, ragazzi. La porta si è aperta. Ecco qua. Non ci posso credere. No, vabbè. Ragazzi, ma è infinita questa suite. Non ci posso credere. Chiudo qua dentro. Non potete capire. La stanza è enorme, guardate! Sì, mi butto qui, prima sul letto, non ci credo, da sola! E poi mi butto di qua! Sì, nell'altro lettino, ma è bellissimo! Andrea, come stai? Stai bene, sei contento, piccolo mio? Sì. Poi adesso voglio andare a vedere il mio letto matrimoniale, voglio vedere la stanza di là perché sono curiosa! Che cos'è? Questa cosa che è volata? Stanno facendo le pulizie o no? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Sì! C'è qualcuno? Sorpresa! Sì! Ciao mamma, sorpresa! Noemi col suo palloncino, io col mio palloncino. Mamma, sei felice, vero? Abbracciate la mamma! Ma dai, che c'è mamma? Che c'è? Che c'è mamma? Papi... Che c'è? Cioè, che bello! Ah, hai visto mamma? Dammi! Bellissima! Andiamo di là, venite, andiamo nel letto, facciamo vedere la stanza a letto alla mamma! Ah, bellissimo! Sì mamma, ciao, tieni!
Vai, cioè... festa, ragazzi, ma voi sapevate qualcosa? Eravate al corrente di questo? Ma non è possibile, ero convinta di farmi una vacanza da sola, invece macello, voci, urla, sentite che disastro, guardate! Via di ceppio! Ma che, cioè, scusate! Come avete fatto a scoprirmi? Allora, in realtà Sprizzi ha sbirciato tutto quello che facevi tu, perché era lì a casa. Noi siamo andati via e Sprizzi mi ha detto che tu andavi in vacanza con Andrea da solo. E io ho detto, ma le farà la piacere alla mamma che noi andiamo in vacanza, giusto bimbe? Cioè mamma, ci volevi andare da sola senza di noi? Mamma, non è giusto, tutta la famiglia dobbiamo andare insieme. Bellissimo avervi qua, però adesso la domanda sorge spontanea. Fino a quando vi fermate? Tutta l'intera settimana! Parliamo, bimbe! Vai, trenino! Dai! Trenino! Trenino, trenino! Butto, mi butto! Che poi non hai capito, qui allo Stroblof, mamma, c'è tantissime cose da vedere, tantissimo da fare e c'è anche una bellissima aria per bambini, perché questo è un hotel family, mamma. Ci possiamo rilassare io, tu e il piccolo Andrea. Ok, papi, mi è tornato il sorriso, quindi è un posto davvero per tutta la famiglia, dove noi ci rilassiamo e nel frattempo loro si divertono. Assolutamente sì. Ah. Quindi ragazzi, se anche questo nuovo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family. Cliccate sulla campanella. Eh sì, perché sennò vi perdete tutti i video che facciamo qui, che faremo qui, perché saranno tutti bellissimi, no mamma? Eh sì ragazzi, c'è un sacco da vedere qua dentro, piscine, cine, saune, aree gioco bambini. Non vi posso svelare tutto. Ragazzi, ovviamente prima di staccare mettete un cuore azzurro se secondo voi abbiamo fatto bene a fare la sorpresa alla mamma, o mettete un cuore rosso se secondo voi dovevo venire qua da sola. Ma no mamma, vuoi venire da sola? Scusa. No vabbè dai, in fondo è bello stare tutti insieme. Che vacanza è senza famiglia? Sì, seguiteci quindi anche sui nostri social, Instagram e TikTok. E mentre loro fanno la lotta, ricordatevi che noi siamo i Cavalieri Family! Mamma, adesso devi prenderli e buttarli su lei! No! Babi! Devi fare nel mini club! Aiuto! Oh, mamma mia! Prese! Salletico! 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 Ciao a tutti! Aspetta, aspetta! Non te ne andare! Clicca qui per iscrivervi al canale Cavalieri Family. Clicca qui oppure qui per continuare a guardare il video della famiglia più pazza del web. Ciao!